E certo sono preoccupato, ma non per me, per i miei figli. Non hanno un'istruzione, non vanno a scuola, non possono fare niente. Non lo so, io non so niente, so che dobbiamo stare aperti, mo si chiude. La pasticceria è chiusa, è una busta di potere. Io ho un'azienda di fuori da Tarzana, esattamente a Sant'Angelo, di 40 dipendenti. Ora gli vorrei dire al presidente De Luca, io domani mattina non scendo a lavorare perché non posso uscire da Tarzana. Io che faccio? Butto 40 famiglie in mezzo alla strada, non li faccio lavorare. Lui con mamma fa, io che devo andare a lavorare domani mattina, come devo fare per andare a lavorare? A che modo mi, a chi mi devo rivolgere per andare a lavorare? Io lavoro a Fratta Maggiore. Come devo fare per andare a Fratta Maggiore? C'è un decreto, una carta che mi dice che io sottoscritto Cadricchio Danilo posso andare a lavorare? Dopo aver subito un tosto, continuava a avere un tosto. Informazione inesistente, un'informazione proprio inesistente da parte di tutte le istituzioni. Non sappiamo se il paese è chiuso, se il paese è aperto, se possiamo andare al lavoro, se non possiamo andare. Io lavoro in fiatto con una ditta di pulizie, di notte non so se stasera posso andare al lavoro o meno. Una ragazza di 19 anni che adesso ha iniziato l'università, con tanti di spese, con tanti problemi, e mia mamma sta qua in banca per aiutarmi, per far sì che mia figlia possa andare all'università. Non mi vergogno, perché mia figlia merita l'università. Questa è la mia vita. Voi avete una trattoria, quindi sì, siete trattoria-pizzeria, quindi siete chiusi in questo momento. Un secondo lockdown, riuscirete a mantenerlo? No. Vado tutte le spese, tutti i fornitori, i pigioni. Non lo so che fine facciamo.